Benvenuti a questo spazio dedicato ai cittadini e con l'aggiornamento sulla scuola, sullo sport, il turismo e la cultura di questo municipio. Recentemente abbiamo affrontato un argomento piuttosto importante che ha riguardato tante famiglie del nostro territorio, che è stata la chiusura non preventivata della scuola dell'infanzia Mimosa Birichina 1. Recentemente, e questa è una cosa degli ultimi giorni, le famiglie stanno chiedendo di avere rassicurazioni rispetto all'apertura della scuola per il nuovo anno scolastico. Ebbene, vi possiamo rassicurare, la scuola sarà riaperta all'inizio dell'anno, perfettamente funzionante, i lavori stanno proseguendo e quindi siamo convinti, come ci ha rassicurato anche la direzione tecnica, che la scuola riaprirà e sarà perfettamente funzionante. Altro argomento che però ci fa piacere condividere con voi è l'apertura di un nuovo nido sul nostro territorio, il nido di Largo Gianni De Luca nel quartiere di Mezzocammino. Una scuola voluta e fortemente richiesta dai cittadini che stanno abitando nel territorio, nel quartiere, famiglie giovani con bambini piccoli, tanto è vero che è messa a bando quest'anno la scuola per il prossimo anno scolastico, quindi 2018-2019, ha avuto numerose richieste di iscrizione, per cui la scuola aprirà da settembre. L'altro argomento che vorrei condividere con voi è la novità dell'apertura del Centro Culturale al Samorante, perché con l'evento che ci sarà il prossimo 26 giugno dell'Opera Camion, che verrà portata al Samorante, annunceremo l'apertura del Centro Culturale con l'istituzione di Biblioteche di Roma. Da settembre il centro culturale quindi avrà una parte dedicata e gestita dall'istituzione biblioteche con l'intitolazione a Biblioteca Laurentina del Centro Culturale al Samorante. Quindi rimane il Centro Culturale al Samorante, Biblioteche gestirà lo spazio biblioteca e insieme ai cittadini finalmente potremo programmare un'estate e un inverno tutto all'insegna di eventi e di grandi opportunità per il territorio dal punto di vista culturale. Altro argomento è il turismo. Beh, il turismo strettamente legato con la cultura ha visto in questo anno crescere una rete fatta e voluta non solo dall'assessorato e dal municipio stesso, ma anche dagli enti che già operano sul territorio, e quindi parliamo del Museo delle Civiltà, parliamo del Museo della Civiltà Romana e di quegli enti come EuroSPA e il Palazzo della Civiltà Italiana, Confendi, al fine di far crescere la proposta di eventi e attività culturali sul nostro territorio. Questo vuol dire che attraverso la promozione di opere che verranno calendarizzate all'interno di ogni spazio, vedremo crescere sul nostro territorio l'offerta dedicata ai cittadini. Altro argomento, lo sport. Dunque, abbiamo appena concluso sabato sera, la notte bianca dei centri sportivi. I nostri centri sportivi hanno aderito a questa iniziativa di Roma Capitale con l'apertura dei centri fino a tarda notte con eventi sportivi, la possibilità di partecipare a lezioni nelle diverse discipline sportive e quindi soprattutto conoscere i centri sportivi comunali del nostro territorio. Un'iniziativa che già l'anno scorso ha visto la partecipazione di molti cittadini e che quest'anno ha avuto un medesimo riscontro, per cui il nostro obiettivo è proseguire nei prossimi anni. Quindi per oggi ci salutiamo e ci diamo appuntamento però a breve per approfondire alcune tematiche che immagino stiano a cuore a tutti i cittadini, con la volontà di dare risposte concrete a quelli che sono i problemi e le sollecitazioni che perverranno a questo assessorato.